When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Buon pomeriggio a tutti, sono Fabio Filograna, cofondatore della pagina L'Espresso dei Sogni. Da oggi anche canale YouTube, un modo per raccontare attraverso la voce degli autori, la loro arte, le loro idee, la loro storia. Siamo oggi in compagnia di Lorenzo Barone, fotoamatore, artista metropolitano e poeta urbano. Buon pomeriggio Lorenzo. Salve a tutti. Buon pomeriggio, Lorenzo è in mostra, una mostra fotografica presso le officine culturali Ergot fino al 12 febbraio. 30 scatti per raccontare l'immobilità di un territorio alla periferia tra ombre e colori, per raccontare di quelle straordinarie zone residuali che riescono a sfuggire alla contaminazione del progresso e che intrappolano l'arte nel cemento. Quando immaginiamo la periferia pensiamo a luoghi abbandonati, sfitti, apatici. Lorenzo, cos'è per te la periferia? Che cosa raccontano i tuoi scatti? Allora, i miei scatti fondamentalmente, come vi dicevo poco prima, non sono dello stesso set, sono 30 scatti che in qualche modo raccontano 10 anni di Lecce, perché ci sono scatti del 2010, ci sono scatti del 2016, ci sono anche scatti precedenti. C'è da dire che la scelta della periferia è casuale fondamentalmente, perché da tempo con Simone della Ergot si pensava di fare una mostra, perché sono, credo di essere già dal disco che è Spitterra, quindi ad un certo punto credo che le foto vadano stampate. Per quanto il digitale aiuti molto a scattare, credo che le foto vadano stampate e vadano condivise di persona e non semplicemente attraverso portali. Quindi la scelta di stampare queste foto, la scelta del soggetto è molto casuale, perché le periferie non le vado a cercare, sono posti che frequento quotidianamente. Paradossalmente anche una foto fatta nel centro di una città del sud è una periferia a sua volta, quindi appunto non è una scelta decisa. E casualmente scelgo di raccontare quello che in cui vivo tutti i giorni, e in qualche modo la periferia è il posto che frequento. Cito testualmente alcune righe che ho rubato da dei racconti, delle storie in merito a queste foto che ho letto, e citano: e se questi frammenti non fossero che le testimonianze di un luogo e di un tempo che si estendono tra quella zona del nostro inconscio, situata tra la modernità del consumismo e dell'urbanizzazione forzata? L'uomo e il consumismo conducono all'urbanizzazione, alla cementificazione. Questo cemento ha distrutto i sogni o c'è ancora generazioni capaci di indignarsi e di scendere in piazza? Allora, l'introduzione e la presentazione alla mostra l'ha scritta un carissimo amico, Ed Travis, che comunque saluto. Diciamo che io in prima persona non sono in grado di descrivere le mie foto, quindi ho affidato a una persona che mi conosce questo voler analizzare gli scatti e condividere il mio punto di vista. Edoardo è un amico, ci frequentiamo da anni, il mio migliore compagno di bevute fino ad ora. E quindi diciamo che la scelta delle parole l'ho affidata a lui e sono felicissimo di questa introduzione che mi ha scritto. Quando mi chiedi se il cemento ha distrutto i sogni, allora, il cemento ha distrutto i sogni, il tema delle foto, come dicevo prima, è la periferia. Il cemento non ha distrutto i sogni. Il cemento negli anni ha costruito questi quartieri in cui bisogna abitare, queste case uguali, questi posti con palazzi disabitati, con situazioni al limite di quella che è la socialità. Quindi il cemento non ha distrutto i sogni, il cemento ha creato i sogni. In qualche modo ha creato al limite di quello che è il centro urbano
delle zone in cui le persone vengono confinate in scatoloni senza senso e quindi il singolo individuo cerca di caratterizzarle. Quindi certo, sì, ci mette in qualche modo, ha annullato la fantasia, però ha creato questa volontà di uscire fuori da una condizione di discriminazione. Quindi in qualche modo credo che dovremmo dirgli grazie, in qualche modo. Certamente, nella città di Lecce molti movimenti autonomi hanno cercato di riprendersi le periferie abbandonate nel degrado e nell'incuria. Penso al binario 68 prima, a Villa Matta poi. Centri sociali e di aggregazione in cui arte urbana e recupero vanno di pari passo. Pensi che l'opinione pubblica sia pronta a ripartire dalle periferie? O pensi che le periferie saranno relegate a luoghi in cui sbocciano movimenti autonomi, spesso zittiti dall'informazione? Io credo che la gente ha paura a parlare di periferia, perché è un tema che molti trattano e molto spesso lo trattano a vecchio. Tu hai citato il binario 68 e Villa Matta, posti a cui va tutta la mia stima e tutto il mio sostegno. Purtroppo ultimamente diciamo che mi sono allontanato un po' per motivi personali di lavoro, non nessuna scelta politica. Per quanto riguarda il binario l'ho vissuto un po' più da vicino sin dai tempi dell'occupazione e ricordo come nello stesso periodo in cui è stato occupato il binario e si parlava di Lecce 2019. Tutte e due le realtà in qualche modo hanno affrontato il tema della periferia. Il binario l'ha affrontato concretamente, ha preso un posto abbandonato e ha cercato di costruire un punto d'incontro per ragazzi, per persone che appunto le periferie le vivono. Lecce 2019 ha avuto un approccio molto diverso e nel parlare di recupero delle periferie in qualche modo ha provveduto a crearle, ha distinto Lecce in diverse zone e le ha relegate al ruolo di periferia. Quindi il punto di vista essenziale secondo me è da distinguere qualora si parla di una zona, di un posto, di una realtà, tra chi effettivamente la vive e chi la vuole strumentalizzare per qualche scopo. Quindi, niente, periferia quindi risulta essere il termine centrale. Io credo che le uniche persone che dovrebbero parlare di questo tema sono le persone che le periferie le vivono, le popolano e ci passano tutto il loro tempo. Per quanto riguarda i movimenti, ecco, un movimento spontaneo che cerca di rivalutare delle zone di città, ecco, loro sono secondo me al momento attuale gli unici che possono affrontare certi discorsi, senza dubbio non vie ufficiali. Tornando alle fotografie di Lorenzo Barone, che vi ricordo sono in mostra presso le officine culturali Ergot fino al 12 febbraio. Vedendole personalmente ho provato un senso di pace e disperazione, di quel brutto che in fondo non smetteresti mai di vedere perché fa parte dell'essere umano, come il bene e il male. Quali e quante emozioni ci sono dietro ogni scatto? Quante storie, viaggi, incontri, amici ed esperienze ci sono dietro ogni click della macchinetta? Dietro ogni foto c'è una storia. E c'è una storia che personalmente non so se vi so raccontare perché non me la ricordo. La macchinetta è una compagnia, la porto sempre nello zaino quando posso. Quando vedo qualcosa che mi piace, che mi attira, cerco di scattare. Ci sono storie dietro ogni foto, ma non una storia per ogni foto, è un vivere quotidiano, quindi è un po' quello che vivo e quindi le stesse cose che voi vedete io ve le comunico come le ho viste. Poi personalmente ci ho vissuto dei ricordi, quindi nello scattare una foto ci ho messo un po' più di enfasi. Però appunto non c'è assolutamente disperazione, è una storia di risate, è una storia di birra fondamentalmente, perché diciamo è una storia di vino, è una storia di amici, è una storia. Bene, sono veramente felice di aver avuto la possibilità di incontrare Lorenzo Barone e vi invito a seguire la nostra pagina, il nostro canale YouTube e a nuovi incontri, a nuove esperienze. Grazie Lorenzo per essere stati con noi. Vi invito ad andare a vedere la mostra, veramente belle queste foto, veramente belli questi scatti.
un'occasione per lasciarsi emozionare attraverso lo sguardo, attraverso un buon bicchiere di vino. Grazie Lorenzo, grazie all'Officina Ergot e grazie a voi. Sì ragazzi, fondamentalmente grazie a voi, perché innanzitutto è forse la prima intervista che faccio, quindi non so se è trapelato il disagio, ma posso dire che ce n'è e molto. I migliori auguri vanno alla pagina, perché dopo un anno di blog che comunque va, viene visitato, un bel numero di like, è giusto crescere, è giusto affrontare altri canali. Ovviamente i ringraziamenti vanno a tutti, a chiunque andrà a vedere la mostra, e ovviamente critiche e pareri, più critiche che pareri, sono sempre ben accetti. Quindi un grazie a te, un grazie a Giulio, fondamentalmente ragazzi c'è anche da dire un grazie all'Ambic che ci sta ospitando. E approfittiamo per ringraziare l'Ambic, che è la location da cui giriamo queste riprese. Lecce, birreria, birre artigianali di qualità, venitene a trovare. Via Matteotti, ragazzi, è appena arrivata la statale 52 del birrificio italiano, quindi mi raccomando, uscite di casa e vivete la strada. Raccontate anche voi il più possibile quelle che sono le vostre storie, in un modo o nell'altro. Poi. Buona serata a tutti, grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Fabio Filograna, cofondatore della pagina L'Espresso dei Sogni, Carsi e Massi. E grazie. 30 scatti per raccontare. Doveva nascere un attimo, sbagliato. Scusate, no, perché arrivi col limite del cappello e ti tagli la palla. Zio. Scusate. Eravamo partiti belli già. Scusate, va bene.